Così? Fantastico. Bene, benvenuti tutti quanti e vi voglio fare i complimenti anzitutto per esservi collegati di sabato, per aver dedicato il vostro prezioso tempo a un progetto che sicuramente scaturirà il vostro interesse. Mi presento, così sapete subito chi sono, possiamo conoscerci. Mi chiamo Marco Riccardi, ho 29 anni, sto parlandovi da Milano. Vi racconto brevemente il mio percorso. Dopo un percorso di studi classici ho iniziato subito a lavorare, ho capito che l'università non faceva per me, lo stavo facendo per accontentare qualcun altro e così ho iniziato a lavorare. Ero un semplice commesso nel mondo della moda. Devo dirvi la verità, è stata una bella sfida perché inizialmente ero molto timido, ok? Parlare con le persone, avviare le conversazioni per me era un po' una sfida da superare e grazie a questo lavoro l'ho superata. È stato un percorso di 8 anni, bello, entusiasmante, però devo dire la verità, fin da subito, forse perché proprio ho iniziato a lavorare da giovane, c'era qualcosa che non mi tornasse, c'era qualcosa che mi lasciava sempre un pochino in dubbio. All'inizio non riuscivo a identificare bene che cosa fosse, però poi, ragionandoci bene, ho capito che stavo letteralmente lasciando da parte tutta quella che era la mia vita personale, la mia vita privata. Cosa intendo? Amo tantissimo viaggiare, amo tantissimo fare sport, attività e non appena ho iniziato a lavorare, tutto questo ho dovuto metterlo da parte. Perché? Perché avevo pochissimo tempo. Avevo veramente pochissimo tempo e man mano che andavo avanti lavorando, nonostante stessi bene, vi ripeto, era un lavoro che mi entusiasmava, mi iniziava a sorgere una domanda dentro di me. Questa domanda diventava sempre più forte ed è la seguente: ok, Marco, tu hai 22 anni, 23 anni, sei felice, sì, è un bel lavoro, però hai già lasciato da parte tutto quanto. E adesso non ho ancora una famiglia tutta mia e non ho figli. Quindi se già adesso sei incastrato, Marco, cosa può succedere fra 5 anni? Cosa può succedere fra 10 anni se non cambio qualcosa? Così invece di lamentarmi, ho iniziato a cercare soluzioni e mi sono guardato intorno. E come voi oggi mi sono trovato di fronte a una presentazione. Devo dirvi la verità, all'inizio molte persone mi hanno detto che erano scettiche, io non lo sono stato, ok? Non sono stato scettico fin da subito perché? Perché penso che come me, anche voi abbiate una testa, abbiate una mente e se vi fate le domande giuste, sapete che non vi interesserà assolutamente nulla di quello che possono essere state le esperienze altrui, o i pareri di chi magari non è un esperto del settore. Sono molto felice, vi devo dire la verità, perché veramente questo progetto sta portando grandissime possibilità a tante persone che collaborano e adesso non vado a togliere altro tempo alla presentazione e vado a presentarvi con l'aiuto delle slide esattamente quello che stiamo sviluppando. Vi chiedo un aiuto anche qua con un cenno, ditemi se vedete regolarmente le slide. Vedo Rachele, vedo Elena. Ok, fantastico. Bene, l'azienda della quale stiamo sviluppando il progetto si chiama Jeunesse. È un nome che se non avete ancora sentito, vi avviso, nei prossimi mesi ne sentirete parlare tantissimo, ok? Jeunesse è una multinazionale, è nata in America nel 2009, ad Orlando, in Florida, questa che vedete che ha l'aspetto quasi di un'astronave, è la sede principale, ok? Quindi la sede americana ad Orlando è questa che vedete in foto, è nata nel 2009, però tuttavia, pur essendo un'azienda giovane, molto giovane, è un'azienda che si definisce record breaker, perché è da 5 anni che consecutivamente supera il miliardo di fatturati in vendite, offre 6 modi di guadagnare per le persone che decidono di sviluppare questo progetto e negli ultimi 4 anni ha ricevuto più di 579 premi per miglior posto dove lavorare, miglior piano compensi, miglior visione. Sul sito poi potrete trovare tutti questi premi uno dopo l'altro. Soprattutto è un'azienda globale, è una multinazionale. Metà del globo sa già di Jeunesse, ok? 159 paesi dove ad oggi è possibile aprire un progetto, aprire la vostra identità in Jeunesse. Tutto quello che vedete in blu è appunto i paesi dove Jeunesse ad oggi è operativa. Ha una bellissima storia, ha una bellissima storia di successo. Jeunesse nasce dall'idea di questa famiglia di imprenditori Randy Ray, Wendy e Scott Lewis, ok? Imprenditori già di successo, che hanno fondato Jeunesse quando erano già in pensione proprio per la passione che hanno nel creare realtà. E Randy Ray era un ingegnere, pensate che alcuni dei suoi software sono ancora utilizzati oggi dalla NASA. Wendy invece non era un ingegnere, quindi non era specializzata verticalmente in un unico settore, ma era un'imprenditrice in molte aree. E quando nasce Jeunesse? Quando incontrano un chirurgo estetico molto famoso con lo studio Beverly Hills che si chiama Nathan Newman. Ok, perché era diventato famoso? Perché era un pochino sulla bocca di tutti nel 2009 questo chirurgo? Semplicemente perché stava iniziando a utilizzare dei prodotti con delle formule speciali con all'interno 200 fattori di crescita.
fattori di crescita sono i derivati delle cellule staminali vegetali, ok? E quindi già iniziate a capire un po' l'esclusività del progetto. Bene, da lì nasce l'idea di portare questa formula in tutto il mondo. Il dottor Newman la utilizzava soprattutto i propri prodotti post-operatorio, faceva degli interventi e utilizzava proprio per dei trattamenti post-operatori. Nasce Jones e come fa ad essere in così tanti paesi nel mondo in così poco tempo? Grazie a un sistema, YES, che viene riprodotto ciclicamente più volte durante l'anno. Come funziona questo sistema YES? Bene, Jones analizza il mercato, capisce esattamente di cosa ha bisogno il mercato in quel momento e crea il prodotto cosiddetto market killer. Cioè, Jones non esce sul mercato se non ha il prodotto numero uno, ammazza concorrenza, ok? E lo fa in diverse aree. Adesso andrò a farvi una dimostrazione, o meglio, andrò a mostrarvi una panoramica di quelle che sono le macro aree su cui va a operare Jones. Ci tengo a specificarvi una cosa. Questa è una presentazione business, quindi per tutti quelli che possono essere i dettagli sui prodotti, gli ingredienti, le specifiche, gli utilizzi, non è oggi la giornata, ma sicuramente la persona che vi ha invitato a questa presentazione saprà darvi tutte le risposte, quindi poi potrete chiedere specifiche a lei. Sicuramente prima macro area importantissima per la cura e il benessere pelle e capelli, quindi una linea cosmetica e cosmoceutica. Che cosa rende incredibile e unica nel suo genere queste linee che abbiamo, che hanno all'interno fattore di crescita, appunto, APT 200, 200 estratti delle cellule staminali vegetali. E abbiamo una linea dalle creme, quindi tutto l'ecosistema da utilizzare beauty per tutto l'arco della giornata, linea cosmetica e linea per la cura dei capelli. Prima grande macro area. Seconda macro area, linea integrazione, quindi Jones guarda alla bellezza esterna e al benessere interno e ha creato una linea completa di integrazione che va da un regolatore del sonno a un prodotto per le difese immunitarie, per alzare le proprie difese immunitarie, collagene e un integratore per migliorare lo stato delle nostre articolazioni. Quindi bellezza esterna, benessere interno. Terza macro area, importantissima, linea fitness, ok? A differenza di molte altre compagnie che lavorano molto su, diciamo, sostituti di pasto, questa non è la filosofia di Jones. Infatti in società è stato inserito l'ambasciatore della nutrizione americana Mark McDonald, che è diventato molto famoso soprattutto per essere il personal trainer delle star di Hollywood. Che cosa ha fatto Mark McDonald entrando in Jones? Ha creato un piano alimentare che si può adattare in maniera fantastica in base agli obiettivi che una persona vuole raggiungere e ha affiancato un'integrazione sana. Quindi l'obiettivo è poter mangiare in modo sano e regolare e poter integrare nel modo giusto, ok? Quarta macro area, linea oli essenziali, nicchia di mercato miliardaria, chi ama gli oli essenziali è veramente un appassionato e qui loro hanno proposto, l'azienda ha proposto appunto delle essenze per diffusione all'interno dell'ambiente, ok? Per collegare quello che sono i profumi alle emozioni. Ultima macro area, importantissima e che penso sia esattamente quella che vi farà capire meglio il concetto di YES System, cioè analisi del mercato, market needs e prodotto market killer, è esattamente la linea protezione. Hanno analizzato il mercato nei primi 2-3 mesi dell'anno, hanno capito che c'era la necessità di poter avere una maggiore protezione e hanno prodotto il miglior gel igienizzante per mani con il miglior tasso alcolico all'interno e anche una percentuale di aloe vera per renderlo naturale, ok? Quindi un'azienda in continuo al passo con i tempi, e questo è molto importante capirlo. Parte business, fondamentale, questa è la parte che più mi ha colpito. Riprendo un attimo la mia storia brevemente perché vi devo dire la verità, avevo guardato tante opzioni per potermi staccare da quello che era il mio posto fisso per crearmi qualcosa di mio, ma a mio malgrado, per mio dispiacere, tutto quello che era diventare imprenditori, diventare liberi, ok, quindi poter avere un'attività propria, richiedeva grossi investimenti, richiedeva veramente tanto impegno, tante aree a cui prestare attenzione e non ho paura a dirvi che non avevo a disposizione tutto questo lato economico fin da subito. Perché mi ha colpito questo modello di business? Perché funziona come un franchising, che era la tipologia di modello di business che stavo cercando, ma spostato sull'online. Cosa vuol dire averlo spostato sull'online? Non doversi preoccupare di magazzini, di uffici, di dipendenti, di costi fissi, non aver bisogno di corrieri, non aver bisogno di spedizioni, non dover cercare e creare un customer service, ok? Cosa potete fare grazie al modello di business di Jones? In un click, essere online con una vostra piattaforma e-commerce in 159 paesi, subito al momento dell'attivazione. Disponibile già in 23 lingue, quindi se la nostra piattaforma e-commerce viene aperta in America, sarà in inglese, in Germania, in tedesco, e questo è fantastico. E che cosa vi permette di fare questa incredibile piattaforma?
avete un sito già costruito con all'interno tutti i prodotti della gamma Jeunesse, ogni qualvolta un cliente va ad acquistare tramite la vostra piattaforma, voi andrete a percepire dal 35 al 45% di commissione. Inoltre, vi permetterà anche, nonostante voi possiate pensare tantissimo come provvigione, non è finita qua, perché potete anche creare affiliazioni commerciali con delle aziende che solitamente cosa fanno aziende che vogliono vendere prodotti del genere? Comprano all'ingrosso tanti prodotti e poi li rivendono. Qui invece con una piattaforma e-commerce possono ridurre il magazzino, ridurre le spese e andare subito in profitto. E terza, ma non meno importante, la possibilità di affiliarvi con persone ambiziose, intelligenti come voi, che vogliono crearsi un percorso all'interno dell'online e con i quali potrete guadagnare insieme. Ok? Quando mi presentarono questa cosa, la prima cosa a cui pensai fu: ok, allora, sito internet costerà un sacco, cioè avrà, quanto mi costa fare un sito internet al giorno d'oggi? Tantissimo. Ma qua arriva la bella notizia che mi portò a chiedere: ma veramente è così semplice? Bene, per iniziare il vostro percorso in Jeunesse, per iniziare il vostro percorso nel mondo dell'online che avete capito oggi essere fondamentale, perché l'online è veramente il posto più sicuro ad oggi dove stare, è sufficiente una piattaforma del valore di 32,15€. Cioè con 32,15€ aprite la vostra posizione in Jeunesse, avete il vostro e-commerce già collegato con i magazzini Jeunesse, già collegato con il Corriere, con tutti i prodotti caricati, operativo in 159 paesi in 23 lingue. Subito. E già qui ricevete il primo shock, ho detto veramente così poco? E poi, step successivo, quasi più per una questione di coerenza, per sapere esattamente che cosa abbiamo sul nostro sito, l'azienda vi offre la possibilità una volta sola di poter acquisire uno starter kit, ok? Di prodotto, per sapere esattamente la potenza dei prodotti Jeunesse, come funzionano, utilizzarli su voi stessi e testare in prima persona, come fa un vero imprenditore, una vera imprenditrice, la forza di quello che è questa multinazionale. Si distinguono in due tipi di kit, ok? Kit prodotto per chi magari vuole essere un cliente, vuole capire bene, vuole provare qualche prodotto prima, e kit ambassador invece per chi vuole diventare subito, lanciarsi subito nel business e iniziare subito a crearsi una vera e propria entrata grazie al mondo dell'online, ok? I kit vanno da un valore di 200 euro di prodotto a 3.000 euro di prodotto. Cosa non indifferente, li ricevete al 40% di sconto. Importantissimo. Nonostante sia un'attività indipendente, quindi imprenditoriale, l'azienda ci tiene e cura molto le persone che sviluppano il progetto e portano avanti la visione, inserendo anche dei rank che vanno da, come potete vedere, da un ruolo executive a un ruolo diamante, che servono per premiare ulteriormente quello che sono appunto quello che sono gli operati delle persone che portano avanti la visione di Jeunesse assieme ai fondatori. Vi starete chiedendo, o almeno così mi chiesi io all'inizio, come mai fino a Zaffiro non vedo delle cifre sotto, ma vedo farle partire da Zaffiro 25. Beh, è molto semplice, perché da rank executive a rank Zaffiro state costruendo il vostro sistema online, ok? Quindi non vuol dire che non stiate guadagnando, anzi, ma non avete qualcosa di fisso tutti i mesi. Potrebbe essere che siete un ruolo executive e guadagnate già 1.000-2.000 dollari al mese, e allo stesso modo potete essere magari un rank perla Zaffiro, ma ne state guadagnando 300. Dipende ancora da voi, il vostro sistema lo state ancora costruendo. Da Zaffiro 25 in poi, tutte le somme che vedete sotto il rank sono il minimo che possiate percepire. Ma qual è la differenza sostanziale che a me colpì e fece innamorare di questo progetto? Il fatto che queste somme arrivano automatiche. Una volta che avete creato un sistema, una volta che avete creato il vostro ecosistema online grazie a Jeunesse, voi avrete quelle entrate che arrivano costantemente come fosse l'acqua di un acquedotto nel vostro portafoglio, nel vostro wallet. E qui subito vi riporto la domanda che mi feci io ai tempi, cioè: Marco, ma perché io iniziai per gioco? Iniziai dicendo: ok, ma se io riuscissi ad avere anche 300-400 euro in più al mese grazie a questo progetto, come cambierebbe la mia vita? Beh, mi pagherei il mutuo della macchina, mi pagherei magari qualcosina in più, mi farei un weekend in più fuori. Poi è diventata con: ma se io riuscissi a pareggiare quello che è il mio stipendio principale, ma ricevere tutti questi compensi in modo intelligente, no? Si parla tanto di smart working, come cambierebbe la mia vita? Ed è questo che voglio chiedere a te oggi, cioè: come cambierebbe la tua vita se ad oggi le stesse entrate che percepisci dal tuo lavoro principale le ricevessi automaticamente grazie a un tuo sistema online? Questa è la domanda con cui ti voglio lasciare, perché adesso sono molto felice, veramente, oggi sono davvero felice di poter introdurre
una persona che io ritengo incredibile, ok? Quindi prima di tutto devi ringraziare assolutamente la persona che ti ha invitato qui oggi alle 17:30 perché veramente ti ha dato una grandissima opportunità di conoscere una persona incredibile. È un'imprenditrice, è una donna che ha tutta la mia stima perché non solo ha raggiunto il rank che vedi qua di Smeraldo, ok? Quindi una persona che le sta veramente scalando la carriera in tutti i modi possibili e Diamante l'ha già fatto, è solo una questione di tempo, ok? È un'imprenditrice che ha una visione incredibile. Pensate che ha creato una community di donne grandissima dove ogni settimana porta ospiti incredibili per aiutare le persone a formarsi e per diventare veramente dei professionisti non solo nel mondo dell'online ma anche nel mondo imprenditoriale. Sono veramente, veramente felice di poterti introdurre oggi e portare la sua testimonianza, la super Rachele Grimoldi. Grazie mille Marco, ciao a tutti ragazzi, anch'io ringrazio il Super Marco perché oggi in via eccezionale siamo insieme in una call, quindi fantastico. Bene, ciao a tutti ragazzi, anch'io vi faccio i complimenti per esservi collegati qui oggi e vi prometto che in questi ultimi 10 minuti vi racconterò semplicemente quello che è il mio percorso per farvi capire quello che un progetto come questo può, quello che un progetto come questo può andarvi a dare. Io ho iniziato una carriera abbastanza tradizionale perché ho lavorato per un po' di anni da dipendente e poi ho avuto la bella idea di mettermi in proprio. Se qualcuno di voi è collegato a una sua attività, penso mi possa capire, perché il bello di avere un'attività in Italia è che sei il capo di te stesso, però le tasse sono sempre più alte, ci sono tanti costi, dipendenti, le bollette, tutto il resto. Quindi era bello avere la mia attività, ma non così tanto. E che cosa è successo? Circa 3 anni e mezzo fa mi hanno presentato una sorta di business online. All'inizio, a differenza di Marco, io ero abbastanza scettica, perché da donna già ero scettica di mio. In più, quando ho visto un qualcosa che non conoscevo, non vi dico. Però da una parte, quando hanno iniziato a parlare dei numeri, della possibilità di crearsi un'entrata automatica, mi si è accesa un po' una lampadina, perché ho sempre voluto un'entrata in più, perché mi hanno sempre insegnato che guadagnare più di un'entrata è intelligente e poi soprattutto l'entrata automatica mi incuriosiva tantissimo. Quindi ho sentito tutta quella che era la presentazione e poi da scettico ho fatto una cosa, sono andata ad informarmi e questo è quello che consiglio anche a voi oggi. Però attenzione, informiamoci sempre su fonti attendibili, perché se oggi vado dalla mia vicina di casa che magari mi ha visto crescere e le chiedo di business, magari non è la persona giusta per consigliarmi. Quindi io semplicemente sono andata a vedere persone di cui vorrei avere il risultato e ho visto che oggi grandi imprenditori consigliano il business online, grandi economisti come Robert Kiyosaki consigliano il business online, grandi formatori, Anthony Robbins, Graham Cardone, consigliano questo genere di business per iniziare a crearsi quella che è un'entrata automatica. E quando ho visto tutto questo, ho messo da parte il mio scetticismo e ho deciso di buttarmi e iniziare in questo business, perché semplicemente ho pensato che non avevo nulla da perdere, perché la mia vita di tutti i giorni sapevo già come andava e cambiare di quel passettino mi poteva magari portare ad avere un valore aggiunto. Così mi sono buttata e ho iniziato. Anch'io, come ha detto Marco, ho iniziato ragazzi quasi per gioco perché la mia idea era di portarmi a casa 500 euro in più al mese. Magari per qualcuno di voi sono tanti, per altri pochi, però per me erano già una bella cifra per andare a coprirmi alcune spese. E, ho iniziato 3 anni e mezzo fa, sono partita da zero. Chi mi conosce già da 3 anni e mezzo sa com'ero. Sono sempre stata una persona molto introversa, molto timida, per cui per me all'inizio è stato difficilissimo mettermi in gioco, soprattutto per andare a superare quelle che erano le mie paure. E poi, oltre a questo, avevo un'attività mia, quindi sapevo che ora iniziavo a lavorare, non sapevo che ora finivo. Quindi avevo proprio dei buchi di tempo per poter gestire questa attività. E ho iniziato così, una sera a settimana, la domenica pomeriggio. E ho iniziato affiancando questo progetto a quello che facevo tutti i giorni. E vi devo dire la verità, all'inizio ho avuto due cose che mi hanno aiutato tantissimo. La prima è il sistema. Quello che oggi vi stiamo presentando è un sistema di lavoro che funziona. Io oggi ho un team che va dal 18enne al 60enne e ognuno fa questa attività per i suoi obiettivi. Il bello è che ognuno sa come muoversi perché esiste già un sistema che funziona. È la stessa cosa. Come se io oggi decidessi di aprirmi il mio franchising e
immaginate, magari decido di aprire il mio McDonald's. Quando apro il mio McDonald's, cosa devo decidere? Niente, è già tutto fatto e finito. Ci sono già i panini con gli ingredienti, ci sono gli arredi, c'è il packaging, c'è il marchio, c'è tutto. Io compro un sistema che funziona. La stessa cosa succede qui in Jeunesse, il sistema che funziona c'è già, io devo scegliere semplicemente di andare a sfruttarlo. Quindi la prima cosa che mi ha aiutato tantissimo è questo sistema, perché all'inizio non sapevo da dove partire e avevo bisogno di qualcuno che mi guidasse. La seconda cosa che mi ha aiutato tantissimo è la community, il team. È un lavoro di squadra al 100%. Il sistema, ragazzi, è win to win. Questo vuol dire che se tu vinci, io vinco. Se io vinco, tu vinci. E quando ho capito questo 3 anni fa, ho capito che era la mia assicurazione iniziare nel progetto, perché sapevo che la persona che avevo davanti era incentivata ad aiutarmi. Quindi con l'aiuto del sistema e della community, 3 anni e mezzo fa, partendo da zero, ho iniziato a affiancare questo business a quella che era la mia realtà di tutti i giorni. Per farvela breve, sono passati 3 anni e mezzo e che cosa è successo? 1 anno e mezzo fa circa ho chiuso completamente la mia attività e ho preso la decisione di dedicarmi esclusivamente a questo business. Ovviamente ho fatto questa scelta quando da qui già guadagnavo più di 3.000 euro al mese, quindi potevo permettermelo. E ad oggi siamo arrivati a risultati incredibili. Se me li raccontavate 3 anni e mezzo fa non ci credevo. Pensate che a marzo abbiamo superato 1.500.000 di euro di fatturato. Non l'azienda Jeunesse, noi come team, ad aprile anche, a maggio anche. Questo non ve lo sto dicendo per dirvi che siamo bravi, ma ve lo sto dicendo perché questo periodo ci ha fatto capire ancora di più quanto l'online sia diventato una necessità. Mentre l'economia era ferma, tutto bloccato, l'online in salita, in picchiata, continuava a crescere. E questo mi ha fatto capire ancora di più quanto oggi sia una necessità per poter rimanere sul mercato. Quindi è proprio vero quello che ci dicono, che è importante adattarsi al mondo che cambia, per poter monetizzare, per poter vivere meglio. Quindi questo è stato un po' il mio percorso in 3 anni e mezzo. E sono partita per quei 500 euro, quindi per l'entrata automatica, però vi dico, questo progetto in 3 anni mi ha dato molto di più. Una delle cose più gratificanti che ho avuto è stata la crescita personale. Io ho iniziato in questo business che non avevo più 18 anni, quindi non pensavo più di potermi mettere in gioco, di crescere, di lavorare su me stessa. E la crescita che ho fatto in questi 3 anni e mezzo è stata spettacolare e non ero mai cresciuta così tanto in tutta la mia vita. Ed è stato un rimettermi in gioco, uno sfidarmi, e mi è piaciuto tantissimo. L'altra cosa importante che ho trovato, ve l'ha accennata anche Marco, è la community. Anch'io lavoravo nel mondo della moda come Marco, quindi ero abituata a ricevere sgambetti da tutti. Qui invece il bello è che ho trovato una community di persone che si aiutano sinceramente. E questo è pazzesco perché dà una forza incredibile a tutti. Cioè è vero quando si dice che l'unione fa la forza. E l'altra cosa che ho trovato è la libertà vera. La libertà 360 gradi, che è la cosa a cui ambivo di più. Perché sì, i soldi, ma la libertà che volevo più di tutte era la libertà di tempo. Di poter scegliere quando viaggiare, quando stare con la famiglia, quando lavorare, quando non lavorare, da dove lavorare. Penso che questa sia la cosa più preziosa di tutte. Vi ho raccontato un po' questi 3 anni e mezzo molto riassunti, semplicemente per farvi capire quello che può essere questo progetto e quello che ci può andare a dare. Ovviamente quello che ti consiglio oggi, se oggi stai lavorando, continua a lavorare. Se oggi stai studiando, continua a studiare e inizia ad affiancare questo business a quella che è la tua realtà di tutti i giorni. Non ti deve stravolgere, ma un passo dopo passo deve andare a migliorarti quella che è la vita di tutti i giorni. È quello che diceva Marco, è l'acquedotto di cui si parla sempre. Io oggi continuo a lavorare, intanto metto un mattoncino oggi, uno domani, uno dopodomani e vado a creare quello che è il mio acquedotto, che è l'entrata automatica. Ovviamente non ti sto dicendo che da qua a fine mese sarai multimilionario, perché ti direi la cazzata più grande di tutte, ma ti sto dicendo, pensa affiancando piano piano questo business, come piano B inizialmente a quello che fai, e da qua ad un anno andare a crearti un'entrata automatica di 1.500-2.000 euro al mese. Non sei multimilionario, ma sei libero con 1.500 euro che entrano in automatico. E questa è la potenza di un progetto di questo tipo, è questa la visione che devi avere. E per iniziare, ragazzi,
Non importa quello che hai studiato, che lavori hai fatto, che esperienze hai fatto nella vita, io cerco sempre due cose, perché per me due cose sono importanti. La prima è l'ambizione. Se oggi non hai fame, non puoi avere successo nel business, sia in Jeunesse ma anche in qualsiasi altro business. Quindi se oggi tu che stai guardando questa call sei pienamente felice e soddisfatto di tutto quello che hai, non vuoi nulla di più, non hai sogni, non hai desideri, non iniziare in questo progetto, perché evidentemente non è la cosa giusta per te. Perché la fame, la voglia di qualcosa in più, la voglia di guadagnare più soldi, di raggiungere un obiettivo, è fondamentale. Quindi il primo ingrediente fondamentale è l'ambizione. Il secondo, l'insegnabilità. Ti dico già che è normale che oggi tu non sappia da dove partire. La prima volta che ho visto lo schemino della rete commerciale ho detto ok, adesso come creo la mia rete commerciale? Perché non sapevo da dove iniziare. La cosa importante però è l'insegnabilità, devi aver voglia di imparare a fare questo business e questa è la cosa fondamentale, quindi ambizione e insegnabilità. Se hai queste due caratteristiche ti assicuro che puoi arrivare a tutti gli obiettivi che vuoi grazie a questo progetto. E so che magari nella testa la nostra mente ci porta sempre a trovare varie motivazioni per cui non dovremmo mai iniziare un progetto così. Quello che ti voglio dire è semplicemente: se oggi pensi che non faccia per te un business di questo tipo, pensa se fa per te continuare il lavoro che fai oggi fino ai 70 anni, per altri 30, per altri 40 anni. Se oggi non hai tempo, fallo per avere più tempo. Io ho un sacco di mamme, anche di papà, che iniziano in questo business per stare più tempo con la loro famiglia. Se oggi non hai soldi, inizia per avere più soldi, perché se non sei tu il primo a investire su quella che è la tua vita di tutti i giorni, non sarà qualcun altro mai a farlo. Un passo dopo l'altro, ragazzi, davvero possiamo andare a cambiare quella che è la realtà che ci circonda. Non vi sto dicendo che sia facile scegliere, perché prendere decisioni è sempre una delle cose più difficili, soprattutto se le decisioni portano a dei cambiamenti, perché ci fa mettere in gioco, ci fa uscire dalla nostra zona di comfort. E tante volte sapete che cosa succede? Che piuttosto che scegliere, decido di non scegliere. Ma anche questo è una scelta. E prima di chiudere voglio raccontarvi a proposito di questo una storiella. Questa storiella parla di un re che tutte le mattine si dilettava a dare consigli a tutti i suoi sudditi. Quindi tutte le mattine fuori dal suo portone c'era una lunga fila di tutti i suoi sudditi pronti a ricevere i consigli del re. Un bel giorno però il re si sveglia, si affaccia alla sua finestra e non vede nessuno in coda fuori dal portone. Allora manda subito le guardie al villaggio per vedere che cosa fosse successo. Dopo qualche ora ritornano le guardie al castello e dicono al re che al villaggio era arrivato un mago che si era messo a dispensare consigli a tutti i sudditi. Immaginate il re, ovviamente va su tutte le furie e manda immediatamente le guardie a prendere il mago al villaggio. Intanto il re inizia a pensare come comportarsi con il mago e gli viene in mente di fargli un indovinello a cui il mago non può indovinare. Decide di mettersi tra le mani un uccellino e chiedere al mago se l'uccellino è vivo o morto. Se il mago dice che l'uccellino è vivo, il re cosa fa? Stringe il pugno e uccide l'uccellino. Se invece il mago risponde che l'uccellino è morto, il re apre il pugno e fa volare l'uccellino. Quindi arriva il mago al castello e il re gli dice: mago, ora io ti farò un indovinello. Se tu indovinerai a questo indovinello, io ti lascerò tutto il mio regno e il mio castello. Se sbaglierai, ti lascerò marcire nelle mie galere. Allora il re si prepara con l'uccellino nascosto nel suo pugno, il pugno dietro la schiena, e chiede al mago: mago, l'uccellino tra le mie mani, è vivo o è morto? Il mago ha risposto quello che ora io dico a voi. Sire, ora è tutto nelle vostre mani. Quindi ragazzi, ora è tutto nelle vostre mani. Vi è passata davanti quella che è una possibilità, siete voi però a scegliere se coglierla o meno. Quello che vi posso dire, non è oggi il momento per scegliere, analizzate tutto il materiale che vi manderà la persona che vi ha invitato oggi, fissate un secondo appuntamento per approfondire, per ricevere risposta a tutte le domande che potete avere e solo quando avrete il 100% delle informazioni decidete se iniziare o meno in questo business.
Io ringrazio ancora di cuore il Super Marco e faccio i complimenti a tutti voi per esservi collegati quest'oggi. Ciao a tutti!